pronti, ragazzi? Sì, signor capitano! Non ho sentito bene! Sì, signor capitano! Ragazzi, sono Mattia Lengo e benvenuti in questo nuovo video di action a SpongeBob Amici in Fuga. È un film che dovrebbe uscire nel corso dell'anno, e che dire, godiamoci il trailer in pace. Qua dovrebbe essere Gary, se non mi sbaglio, si chiamava così, non era la marca di SpongeBob. Quello era, oddio, come si chiamava? Patty, che era la stella marina. Poi c'era Mr. Krabs, che era il granchio, che era il... Ok, che era il... Sì, doveva essere il granchio, che era il... Se non erro, il barista. Quello che preparava i Krabby Patty. Deve essere interessante, intanto vedo la grafica che non è male, e anche i colori. Nuovi personaggi. E un eroe. 150 litri. Poi c'era, come si chiamava? Squiddy, se non mi ricordo male. Wow, ok, va bene, niente, ci vediamo tra poco con la recensione. Ho deciso di mettere la recensione dopo la reaction, almeno non faccio due volte la intro. Ci vediamo tra poco. Ciao a tutti ragazzi, stamattina saremo benvenuti in questo nuovo video recensione. Oggi sono qui per fare la recensione a SpongeBob, è il nuovo lungometraggio che sta per uscire nella serie cinematografica. È un film, devo dire, veramente molto carino, anche perché si vede la grafica rinnovata, e a quanto pare questo protagonista, che io guardavo sempre la serie animata da bambino, in realtà le prime volte che guardavo il cartone pensavo fosse un pezzo di formaggio, quando in realtà poi guardando puntata dopo puntata ho scoperto che era una spugna, anche perché era ambientato in fondo al mare. Praticamente la storia di una spugna con i suoi amici. Mi ricordo che ha anche una lumaca di mare in compagnia che si chiamava Gary. Poi il suo migliore amico, se non mi ricordo mai, si chiamava Patty, che era la stella di mare. C'era anche Mr. Krab, che era il proprietario del ristorante di Bikini Bottom, e la sua specialità erano i panini, che adesso non mi sfuggono, com'è che si chiamavano i panini? Ok, finalmente mi sono ricordato, erano i Krabby Patty. Devo dire che mi hanno sempre incuriosito questi Krabby Patty, avrei sempre voluto assaggiarne uno perché sembravano molto gustosi. Poi c'era anche Squiddy, che era, diciamo, un po' l'antagonista, era quello che cercava di rovinare la macchina di bassetto delle ruote SpongeBob. Poi c'era anche, se non erro, una scoiattolina che era scesa in fondo al mare. Infatti lei aveva il caschetto per respirare, perché altrimenti lei non sarebbe potuta sopravvivere in fondo al mare, però il suo nome non me lo ricordo. E a quanto pare devo dire che ne hanno vissute parecchie di avventure, e finalmente vedremo un nuovo film ambientato in 3D che uscirà appunto quest'anno.
Dovrebbe essere uscito anche un gioco per Nintendo Switch, se non mi ricordo male, di SpongeBob. Ma che dire, devo dire che non mi piaceva granché, anche se dopo puntata ha iniziato ad appassionarmi, e quindi che dire, dopo un bel po' di episodi li ho guardati, anche perché c'erano dei personaggi che erano veramente molto simpatici, per dire SpongeBob che era il protagonista, ma era il numero uno. Poi beh, c'era anche il granchio, la stella marina, quella che mi piaceva di meno. Poi vabbè, Squiddy, che per sentire l'antagonista era divertente. E che dire, io ho fatto anche una reaction al trailer, spero che vi piaccia. Anche in questa volta ho fatto la doppia intro, mannaggia. Vabbè, prima o poi mi ci abituerò.